Sapete qual è l'unica cosa che non mi sono venduto quando ho deciso di smettere di fare video attivamente su YouTube? Esatto, la come. Bene, cosa voglio farvi vedere però in questo video? Beh, dovete sapere che su AliExpress c'è pieno, e dico pieno, di cose completamente personalizzabili, addirittura da voi che mandate foto o testi ai cinesi e loro ve li printano qui sulle magliette. Certo, non ci sono solo le magliette, ci sono anche tutti quegli oggetti tipo le tazze, i banconi, i saldatori. Ovviamente se lo fate fare in Italia da qualcuno vi costa un sacco un singolo pezzo, però loro no, loro costano poco lo stesso. E quindi vi starete chiedendo qual è la qualità di questi prodotti. Beh, io posso oggi farvi vedere quella delle magliette, siccome ho deciso di rinnovare completamente il mio guardaroba con un sacco di magliette ganze a tema, con cose che mi interessano, piuttosto che andare da Piazza Italia o H&M e comprarsi la solita maglietta da 5 euro. Beh, io mi compro la solita maglietta da 5 euro, ma c'è sopra quello che voglio io. In questo video in realtà non c'è solo roba da AliExpress, volevo farvi vedere un po' di magliette per cui ho speso un sacco di soldi. Allora, ovviamente per come le ho piegate sono un fesso perché non le riesco a prendere in ordine. La prima, e l'avete già vista, è questa qui. Full Bridge Rectifier. Ed è ovviamente di Electro Boom, che se non sapete chi è, beh, non ve lo devo dire di certo io. Dovete andare a vederlo se avete un minimo interesse nell'elettronica, come ce l'ho io. Comunque è stato un po' un pezzo, perché sinceramente questa qui è quella storica, l'ha tenuta per un sacco di anni e proprio quando io l'ho comprata, sborsando 35 euro, compresa spedizione, lui cosa fa? La cambia con una grafica molto più ganza. Poi mi sono basato sulle mie preferenze per quanto riguarda le serie TV, quindi eccola qua, c'è quella con tutta la Dunder Mifflin al completo ed è riferita a The Office. Dopo che avete visto 9 stagioni da 25 episodi l'una, vi dovete comprare la maglietta. E l'ho pagata circa 7 euro. La qualità di questi qua della Gildan, che ne vedrete altre sempre loro dopo, è discreta. Diciamo è discreta, non è ottimale, però sono la stessa qualità che potete comprare, che ne so, da Primark. Quelle magliette che va bene, dai, durano forse 2 annetti se va bene, poi dopo, vabbè, le cestine rete o le lasciate lì perché vi piacciono. Ecco, qui si vede tutto. Ah, e aspetta, no, non l'ho lavata, vabbè, ovvio, non sa di cinese. Siete dei tordi, probabilmente neanche l'avete vista la serie. C'è anche gente che non guarda il canale di Alex Giaroli, dovete capire che, appunto, c'è gente al mondo a cui non piace ridere. Poi, sempre relativa a The Office, e questa, vabbè, è un po' più sottile, ma in realtà non lo è affatto se avete visto la serie, Shroot Farms, con la barbabietola lì, che potrebbe essere, non lo so, fraintesa da chi non ha visto la serie, perché dici, ma cazzo fai, ti stampi la barbabietola. Altra grande passione, arrivata da poco, ma mi sono già munito di magliette, in realtà è arrivata talmente in fretta, tipo in 2 settimane, che insomma, non è che ho fatto in tempo a cominciare veramente a dronare. Comunque, eccola qua, Gone in 5.8 GHz, che è la frequenza dell'FPV, del First Person View dei droni. Quindi si usa varie frequenze, il drone ne usa una per il controllo e una per ricevere i dati dalla videocamera, e questa è appunto 5.8 GHz. Qua si vede un tipico drone, diciamo, da freestyle, da corsa, da insomma FPV, anche se FPV vuol dire appunto tantissime cose. Anche un drone che fa i 50 orari è un drone FPV, basta che si possa vedere quel che vede lui su uno schermo, quindi vabbè, è un po' relativo. Comunque, eccola qua, blu così, sempre della Gildan, e boh, sono già state lavate, ok, tutte, già una volta, e ancora mantengono la forma. Poi che cos'ho qui? Altra mia grande passione, Rocket League. E questa qui è una maglia un po' classica, come vedete non è che riprende scene di Rocket League, come dire, a cui siamo abituati, però insomma hanno fatto questo disegno qui, che poi io sono abbastanza sicuro che sia copiato da qualcuno su qualche sito dove magari gli artisti fanno i disegni e sperano di guadagnarci qualcosina. Beh, arrivano i cinesi, te lo copiano probabilmente senza neanche copiarlo, proprio così, con lo strumento di cattura. Mi piace da morire, soprattutto se siete fan di Rocket League, io ci ho buttato quasi 500 ore, quindi sì. Questa non c'entra assolutamente niente ed è anche una taglia più della mia, però distribuivano solo queste, quindi eccola qua. Questa l'ho presa ad un workshop Red,
dove ho potuto provare appunto le loro videocamere, che le facevano insomma provare in maniera completa, più c'era anche il, cazzo si chiama, il telefono lì, l'hydrogen, quel che è, ecco, non è che fosse sta roba spaziale, cioè, c'era lì una camera da 80.000 euro e sto telefono da 2.000 che non fa altro che essere un Wiko con il 3D e la gente impazziva. Ultima, ma non per importanza, questa. L'ho presa da altri cinesi, lo store non me lo ricordo manco, ed è una maglia del Tottenham, mi pare quella fuori casa della scorsa stagione, non lo so. Fatto sta che io personalmente non è che ho un tifo particolare nella Serie A, quindi qualsiasi maglietta avessi preso della Serie A sarebbe stata un po' ambigua, e quindi ho preferito andare sulla Premier League e prendere la maglietta con la livrea più bella. Sono anch'io un fan degli Spurs. Guarda qua la micro SD dei cinesi, guarda qua, guarda che merda! Bene, il video è finito. Cosa posso dirvi? I tempi sono cambiati, potete acquistare magliette da AliExpress senza troppe paturnie, ma pagatele almeno 6-7 euro, almeno più di 5. Io per dire, 3 anni fa ne avevo preso una a 4 euro e arriva in quel nylon strano, tipo maglietta da calcio, ma molto più smarso, che fa veramente schifo. Oppure arriva in un materiale pesantissimo che sembra che una maglietta corta te la devi mettere in pieno inverno, il primo lavaggio si stringe e dopo 5 minuti che la indossi puzza di caprone. Quindi sì, ecco, può darsi che ve lo prendiate anche in quel posto a comprare su AliExpress, però come vedete ne ho prese a caso da un sacco di store e la qualità è migliorata palesemente, soprattutto con questi qua di Gildan che a quanto pare hanno monopolizzato il mercato delle magliette 100% cotone qua che vendono su AliExpress. Dunque non fatevi problemi, volete la vostra maglietta ma sul shop ufficiale costa 15.000 euro, beh andate su AliExpress, digitate, cercate da tutte le livree che ne è un milione e con buona probabilità tra la sesta e l'ottava pagina troverete quella che vi serve. E soprattutto loro la stampano in tutti i colori, quindi per questo video io ho finito e spero di avervi dato un'informazione utile, nonché di essermi vantato per bene delle magliette che mi sono comprato. Speso totale, beh, tolte quelle originali, 30 euro.